Tamponi gratuiti per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, grazie alla convenzione stipulata dal comune di Monsanpolo del Tronto con la farmacia Roccheggiani di Stella. Le famiglie, dunque, seguendo le nuove regole stabilite con l'ultimo decreto del governo sulle quarantene, potranno sottoporre i bambini a test antigenico senza versare un euro. Un'iniziativa importante che abbiamo voluto portare avanti come amministrazione comunale, grazie anche all'impegno del consigliere comunale con delega alla scuola Gianni Felicioni, per aiutare le famiglie in questo momento così difficile. Sto parlando ovviamente della convenzione per i tamponi gratuiti che offriremo alle famiglie, da ieri è attiva questa convenzione, tamponi gratuiti per i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Sto parlando di quei tamponi, oggi sta cambiando la normativa, ogni giorno c'è una normativa differente. I cosiddetti tamponi che vengono fatti per la sorveglianza laddove ci fosse un caso positivo e anche i tamponi per uscire, anzi per poter rientrare a scuola dopo il periodo di quarantena per i casi della scuola dell'infanzia. Quindi stiamo cercando di aiutare il più possibile le famiglie, sia perché ovviamente grazie a questa convenzione le famiglie potranno beneficiare del tampone gratuitamente, e sia per cercare di rimettere un po' d'ordine in questa giungla normativa e in questo momento così complicato per i nostri bimbi, per le nostre famiglie e anche per la scuola. I bambini possono venire a fare il test Covid T0 T5 gratuitamente presso la nostra farmacia. Io sono molto contento e ringrazio, ecco, per questa collaborazione. Sta andando molto bene e, diciamo, i bambini diciamo, sono soddisfatti di venire nel nostro paese senza doversi spostare in comuni limitrofi, e quindi diciamo che tutto sommato è una iniziativa che sta andando molto bene. Permane l'attenzione sul fronte contagi in questa fase di picco della quarta ondata spinta da Omicron. Sebbene la curva si stia sgonfiando, i positivi non presentino sintomi gravi, anzi molti sono asintomatici. I contagi al momento stiamo riscontrando una leggerissima diminuzione, anche se abbiamo numeri importanti. Siamo arrivati ormai a 200 cittadini positivi. La maggior parte di questi cittadini hanno sintomi leggerissimi o sono asintomatici. C'è qualcuno che purtroppo è ricoverato in ospedale, non in gravissime condizioni, però a loro va tutto l'affetto della nostra comunità. Un momento complesso, sentivo anche tanti sindaci che sono positivi, anche nelle comunità vicine ci sono tanti contagiati in questo momento. Resistiamo, resistiamo perché ancora per qualche settimana ci sarà da combattere, quindi l'invito ovviamente che facciamo è a vaccinarsi il più possibile, a fare attenzione, indossare la mascherina e rispettare le regole per stare insieme.